dalla Croisette, che anche se non sapete bene dov'è, è comunque a Cannes, direttamente dal Festival di Cannes, dove hanno presentato il cortometraggio L'ombra dei guantoni. Vi presento Enzo Dino, Buongiorno a buongiorno, tutti, buongiorno, buongiorno. bentornato e Grazie a Stefano benvenuto a Bianco. Stefano Bianco, attori, protagonisti, Buongiorno. coprotagonisti dell'Ombra dei guantoni. Allora io direi di cominciare da Stefano, visto che è Prego, la sua prego, prima volta iniziamo. qui da La noi. prima volta in questo Il studio. debutto di Sei Stefano. stato a Cannes? Siete stati a Ok, Cannes? io sono stato in, diciamo, meno di loro, perché ho dovuto girare anche dei film qui. Beh, meglio, meglio. Meglio, mi è andata male Come era da una parte richiesto. e bene dall'altra, diciamo. Quindi ho fatto proprio un salto veloce a vedere un po' com'era la situazione. Poi è rimasto lui col regista Roberto Tomeo a sponsorizzare bene il Ecco, allora com'è cortometraggio. Io sono andata? andato a Cannes, beh, Cannes è una sensazione bellissima, è una sensazione bellissima. Già essere lì per noi è una vittoria, eravamo 20, 27 in tutta Italia, è un'esperienza ovviamente una grande vetrina per un prodotto italiano, Ma tu c'eri e mai stato a quindi no, Cannes? non ho mai stato E con che effetto nessun fa? lavoro, Si ero, anzi, vede. è un effetto, tu appena esci praticamente lì dalla stazione ti ritrovi Festival di Cannes, è fantastico, perché poi soprattutto dopo che punti molto in un progetto, allora dici, cavolo, sono a Cannes, nella Ce l'ho massima, sì, fatta, adesso non illudiamoci, però sì, comunque nella massima esposizione mediatica per quanto riguarda uno short movie e poi... camminare a fianco di Nicole Kidman, Steven Spielberg. Ah sì? Ti è Ho capitato? visto, sì, ho visto James Caan, Clive Owen, diversi attori di Hollywood, ovviamente Caan, quindi e tutti, insomma, tutti c'erano alcune persone, mi dice Clive Owen, Steven Spielberg, Enzo Dino, cioè, No, certo, no, c'è anche Stefano c'è anche Bianco, Stefano Bianco, Gabriele Bocchio. C'era Gabriele Ecco, Bocchio, voi siete i sì. protagonisti di questo cortometraggio L'ombra dei guantoni L'ombra dei che guantoni. era in concorso, no? O comunque nella No, era sezione nella di... sezione Era Short Short Film Film Corner. Corner Beh, quindi 2013. nell'angolo, diciamo, dei Nella sezione, cortometraggi. Ecco, esatto, io li chiamo di cortometraggi, cortometraggio. ma insomma, short film, insomma. Esatto, In Short Film corner. Corner. Quanto è duro? Quanto dura? Ma dura su 14-15 Quindi minuti, sì, è proprio un proprio un bel cortometraggio. cortometraggio, Ecco, prima di esatto. vedere il trailer, Sì. L'ombra dei guantoni, si parla di pugilato? Pugilato. È la storia, sì, allora è la storia di Perché ti un ho visto sul uomo. ring, no? Sì, ho Chi è il praticamente pugile dei due? portato. Sei tu? Io, lui è il Guarda che pugile. profilo Io che ho, sono il guarda lui come è ben giornalista. curato, Io guarda. sono il giornalista Sì, tu nella c'hai più il. scena. Ma Io però il sono naso più. da pugile Esatto, no, eh? no, No, il naso no, no, il pugile naso no, ma tu sai perché io ho fatto praticamente box per 3 anni no. È vero allora. e io sì, ho fatto pugilato, avevo già interpretato un pugile, quindi in un film così. E sì, è la storia praticamente di questo pugile che perde la credibilità sia come pugile, però anche come persona, perché cade nel gioco di azzardo. Abbiamo cercato anche con il regista di non fare una macchietta dei vari film di box, il pugile che perde il titolo e finisce nella povertà, Sì, come ne abbiamo Hollywood, già poi ci ha visti, abituato sì. Rocky, Toro Scatenato. Era molto facile cadere in Sì, questa non macchietta. bisognava arrivare ai livelli di, diciamo, Sì, di cose già esatto, viste. copiare Di cose cose già già viste, viste. esatto. Quindi abbiamo Tipo. appunto messo il gioco di azzardo come tramite nella fase della storia quando l'abbiamo scritta. E poi abbiamo messo un figlio, perché c'è un figlio, questo qua è un pugile che ha un bimbo, che cerca di recuperare l'affetto sia del bimbo che Sì, della propria più donna. che di pugilato, si parla proprio di un percorso interiore di questa persona che cade in basso e cerca di rialzarsi. Quindi tu sei il pugile, tu invece sei il Io sono il giornalista. giornalista che è un po' una figura strana, quasi teatrale, no? Se vedi il mio personaggio rompe un po' gli Surreale. schemi, esatto, un po' surreale, Surreale. e aiuterà il pugile a ritrovare se stesso, capito? Un po' una specie di un coach che lo segue passo dopo passo per riuscire a ritrovare la forza interiore che aveva Istigandolo perso, anche, a farlo uscire istigandolo, dalla sì. specie di depressione che l'aveva colpito e quindi Quindi pungolandolo anche a pungolandolo, venire esatto. a Madonna, ma uscire dal quasi a tunnel, uscire dal in tunnel, modo esatto. cattivo anche. Ci sono dei punti in cui sono abbastanza quasi satanico, diciamo. Ma Sì, fin di il suo bene, personaggio, fin di bene, a fin di sempre per bene. aiutarlo, sì. Allora, Anche se poi il il pubblico resta un po' con il punto Esatto, interrogativo, perché il dice, ma pubblico lo chissà dice, ma questo chi qua, è? un personaggio che ha... Appare o non appare? Esatto. Esiste o non Non si esiste? capisce subito se sia un personaggio Non si capisce positivo se sono un o meno. fantasma, se E sono un... resta così poi fino alla fine del Esatto, corto. allora io prego la regia di togliere il fascione blu così vediamo per bene tutto, anche i sottotitoli in inglese.
che fanno molto effetto. E il titolo in inglese è The Shadow of the Gloves, esatto. L'ombra dei guantoni, direttamente da Cannes. Ci guardiamo il trailer ufficiale. Ma io dico, mi prendi per un coglione? Sono 3 settimane che mi devi dare questi cazzo di soldi. Jeb, gancio, montante. Era Jeb, Jeb, montante, gancio. Chi si rivede? Il grande campione. Verrò a cercarti per tutta la città. Fuori dal ring, questa volta senza guantoni. Sei venuto a farmi un po' di compagnia? Non riuscivo a dormire. L'ombra dei guantoni, allora in realtà abbiamo visto Enzo Dino molto bravo, soprattutto a bere. Abbiamo visto la marca in realtà, le occhiaie, passo intere notti. Dello scotch whisky, abbiamo visto anche... anche la marca, ma soltanto tu. Peraltro bere rappresenta poi anche un classico stile cinematografico, sì, dell'uomo un po' in crisi. È stato come bravissimo tu. A bere, ha fatto del buona la prima, buona la prima. Sì, sì, no, buona la prima. Diciamo a casa che era acqua, sono un alcolizzato. Era alcolizzato. Ecco, abbiamo visto tantissima acqua. Anche Stefano che giustamente in una scena stava pungolando. Parlando di Jeb, mi sembra che è un gancio, colpo. Jeb. Tentando di pungolare, appunto, a riprendersi nella vita e sul ring, esatto, il buon Enzo Dino. Qual è stata la risposta del pubblico? Ma allora, Cannes è stata positiva perché poi abbiamo avuto vari contatti con il cinema spagnolo, una TV spagnola, e altri contatti con una produzione di cui adesso insomma stiamo un attimo trattando, valutando le situazioni. Ovviamente Cannes c'è il cinema di serie A, come che si dice, cioè la massima esponenza mondiale, però io insomma comunque dico, già essere stati lì è una vittoria, perché essere presenti sulla... Quella sede di Cannes, siamo tra i pochi piemontesi, un paio, volevo soltanto ricordare, mi sembra giusto, anche gli altri attori che hanno preso parte, certo, Antoni, Michele Franco che interpreta il mio allenatore, Gabriele Bocchio che interpreta l'antagonista, Sara Camoletto che interpreta una cameriera nella scena del pub dove appunto c'è la marca lui, ed è la ragazza che ti chiede se vuoi tenermi compagnia. Esatto. Quindi loro hanno dato la disponibilità nel realizzare anche insomma come attori questo corto. E adesso però chiaramente tutti dicono vabbè, dove lo vediamo? Vogliamo vederlo. Perché io peraltro ho partecipato ad una serata in cui è stato presentato il precedente cortometraggio. Un altro lavoro. Dal titolo? Vittime innocenti, sempre ambientato nella notte torinese. Sì, faceva un commissario. Esatto. C'era lui che faceva anche un poliziotto. Ma lì ho fatto un piccolo... Infatti. Un cameo. Ho detto, guarda che faccia da figo che ha questo poliziotto, questo commissario. Lo sai perché? Dove lo vediamo? Lo sai perché, Cristiano? Perché lui è stato l'unico attore a dire, io per fare questo corto voglio essere pagato. Quindi faccio il cameo. Non è vero. Allora, dove possiamo vederlo? Perché poi il bello è il film, il cortometraggio. Il problema è a volte avere una degna distribuzione. Infatti, no? Adesso è il regista che ha i contatti giù. Non ci ha ancora accennato grandi cose. Ci ha detto, a breve lo proietteremo a Torino, forse a Milano, forse qua. Milano Quindi Festival. Adesso. Lui sta gestendo bene questa parte. Però è chiaro che contatti internazionali ovviamente adesso forse andrà più all'estero anche che in Italia. Vabbè, c'è questa possibilità. Ma anche perché questo qua è un prodotto molto internazionale, nel senso è una storia più americana. In Italia si tende a fare questo tipo di genere. In Italia se avessimo preso commedia, film fosse stato più... ambientato a Filadelfia, è vero, perché noi siamo un po' esterofili, no? Salivamo la scalinata.
Ci piacciono. È così. Ci piacciono queste cose. Bene, bene. Poi ci sarà un interessamento nel Film Festival di Stoccolma. E poi volevo appunto dire che probabilmente, te lo dico soltanto, dato che hai accennato dove che si vedrà, ci sarà l'anteprima, forse una delle anteprime a Torino, lo stiamo un attimo organizzando. È il minimo, avendolo fatto qui a Torino, dobbiamo presentarlo nella città che poi è la nostra città. Certo, la città che abbiamo rappresentato anche a Cannes. Eh sì, anche perché la Mole Antonelliana. Ancora una volta si vede la Mole Antonelliana di notte. Perché che non è la Torre Eiffel. No, Enzo Dino la lavora praticamente solo in film notturni. Cioè, è già clamoroso che sia venuto qua per le 10:30. Infatti, prima ero sul set. Ma di solito gli attori vivono anche un po' la notte. Ecco, mi dicevi, Stefano, così per curiosità, tu sei stato poco a Cannes perché stai girando il film. Praticamente mi hanno chiamato per girare il film della Colorado. Con Paolo Ruffini come regista, e quindi avevo uno sketch nel film. Farai ridere? Una battuta? La mia scena è un po' diciamo più seria, però è in un ambito sicuramente comico e brillante. Poi al cinema E tra l'altro in quel periodo ho iniziato anche a girare una fiction Mediaset che sto attualmente girando fino a luglio, e quindi mi ha impegnato un po'. Ma è una fiction che deve ancora andare in onda? Sì, sì, su Canale 5. Fare televisione è quella che conta, aiuta. Un po' è stata una bella cosa. Ma certo, anche ma ci mancherebbe altro. Aiuta molto. Ci sono quegli attori che, diventati famosi, scelgono di scegliere i copioni, e poi ci sono quelli che, pur famosi, dicono: mi godo il momento e prendo tutto quello che mi offre. Direi che io sono un po' più della seconda opzione, perché poi il mestiere dell'attore, insomma, è giusto prendere quello che viene, poi magari rifiuti una parte e chi ha preso il tuo posto diventa famoso. È pieno di storie così, il cinema. Infatti io dopo il Festival di Cannes ho rifiutato queste cose che ho lasciato a lui. No, assolutamente. Tra l'altro adesso abbiamo un progetto insieme, poi verremo ripresentati. Quindi avete un progetto, una regia, cosa avete? Io la sceneggiatura abbiamo fatto insieme. Abbiamo scritto. La regia la affidiamo a un... Allora adesso la stanno trattando di nostra conoscenza, che conosce lui, diciamo, sì, sì. Io ancora la Blue Screen Film di Torino è un thriller spionaggio, si chiama La promessa del sicario, dove ci vede protagonisti un short movie. È La promessa del sicario il titolo, e adesso abbiamo appena finito la sceneggiatura. Sempre questi generi. Ma quando è che fate un film d'amore? Non insieme, è un film d'amore, perché lui, voglio dire, quanto conta avere una bella faccia per far l'attore? Ma aiuta. Per me è la domanda. Romantico, lui è romantico. Sono più sul romantico. Ma io lo vedo tipo quei film, scusa se ti chiamo amore. Perché no? Lanciamo un complimento a Moscia, che se mi vuole chiamare per fare... Sei disponibile. Poi sono film comunque molto di moda. Lui invece conta avere una bella faccia, insomma, conta. Conta, dipende dai ruoli. Io sono un po' più grezzo, non ho fatto nessun lifting. Lui invece è più la faccia del vissuto, che può essere un Callaghan positivo o anche un delinquente. Mi alzo molto presto la mattina. Ha già una birra in mano. La mattina. Bene, io vi ringrazio perché il film è molto interessante e chiaramente... Ti aspettiamo all'anteprima qui a Torino. Quando mi dite dove, come, quando, è molto interessante. E aspettiamo tutti voi all'anteprima. Allora, noi mettiamo, come promesso stavolta, il video integrale sul nostro canale di YouTube, così poi lo potete condividere, noi ci facciamo un po' di reciproca pubblicità, mi sembra davvero il minimo. L'ombra dei guantoni, un film interessante, mi ricordate il nome del regista? Roberto Tomeo. È lui che adesso sta lavorando per tentare di piazzare il prodotto. E volevo poi anche quello è il problema. Non è farlo, è poi distribuirlo bene. Farlo quanto conoscere. Ci vuole per fare un film del genere? Allora, girarlo, montarlo. Noi ci abbiamo messo un pochino. Un anno. Ma anche perché la struttura. La struttura del cortometraggio porta dei bei risultati, perché alla fine è stato curato nei minimi dettagli, la musica, il particolare. No? Anche se ci hai messo un anno, almeno è andato al Festival. Avete fatto voce in presa diretta o doppiata? No, abbiamo tutto fatto voce in presa diretta. Te l'ho chiesto anche l'altra volta, perché mi piace molto di più. Esatto, anche secondo me anche perché la spontaneità degli attori riesce a vivere più l'interiorità del personaggio in presa diretta. Perché sennò se tu sei in una stanza, allora io devo fare una scena in palestra, poi la devo ridoppiare tra il letto e la sedia,
non riesco a concepire. Succede, vero, però, no? Succede. Il doppiaggio. Però non riesci a captare la vera interiorità del personaggio. Quanto conta veramente? Ma nel cinema, quello che conta è il regista, il produttore o gli attori? Tutto. C'è chi che prende. Perché ci sono, registi padri padroni, no? Ci sono registi che comandano veramente. Ma ci deve essere veramente un lavoro di gruppo, di squadra, deve essere di squadra proprio. Perché se no, se manca una persona o una persona ha un carattere magari difficile, così, e si rompe un po' la catena, e lì il lavoro può uscire anche. Cioè, non ottimo, capito? Adesso io infatti ho debuttato. Sì, sì. Esatto. No, io infatti adesso ho debuttato con un altro corto con la regia, no? E quindi... E ti sei messo dall'altra parte della cinepresa. Dall'altra parte della cinepresa perché avevo dormito sempre meno. Allora ho detto, ma io mi metto dall'altra parte. E ho concepito, ovviamente, da regista che secondo me è il modo migliore, quello lì di far sì che gli attori riescano ad essere a proprio agio. Com'è che appunto a Cenavite ci sono molti registi duri che secondo me gli attori non li aiutano per niente. Poi, cioè, per carità, c'è la disciplina artistica, ci va, però secondo me se l'attore si sente un po' più a suo agio sul set, sì, riesce. Quindi se l'attore ti dà un consiglio, meglio, tu come regista lo prendi in considerazione, l'ascolto. Deve essere una famiglia, secondo me, famiglia, per riuscire a fare un buon lavoro. Perché appunto ci sono poi, beh, questo vale poi anche per il capufficio, vale per tutto. Senti, Stefano, ma come si diventa attore? Come si diventa attore? Sai in quanti hanno chiesto, io vorrei fare l'attore, come si diventa magari attore? Al teatro, però tutti vorrebbero andare al cinema o alla TV, perché il teatro è una lunga galetta. Io ho iniziato col teatro, ho iniziato 5 anni a fare teatro. Ma i veri attori cominciano al teatro? Ho iniziato al Liceo Teatro Nuovo di Torino per 5 anni. A scuola? A scuola, col liceo teatrale proprio. Poi da lì ovviamente quando esci dici, ma adesso... Devi mettere bene le idee in chiaro, devi dire faccio attore di teatro, faccio attore di televisione, cinema, no? O faccio tutto quanto. E allora il che? Io ho iniziato a fare anche corsi cinematografici, corsi per attore di televisione, fiction, poi corsi teatrali. Devi fare un percorso a 360 gradi. C'è il book fotografico, vero? Sì, tre o quattro. Il composite. Ma come funziona una... Così diamo anche alcune informazioni del dietro le quinte. Come funziona un casting? Voi andate, come succede? Allora, il casting praticamente... Cioè voi andate in casting per una produzione di un certo tipo. Sei convocato e ti dicono ti inviamo la sceneggiatura. Perché già essere convocati... Già essere convocati è già esatto. una bella cosa. Ti inviano la sceneggiatura e ti dicono studia per dopodomani, che è il provino, no? Tu arrivi lì, devi essere preparato, poi magari ti dimentichi qualche battuta, non è quella, devi far vedere che sai anche improvvisare un pochettino, ci devi mettere del tuo. Lì e sei schematico, fai il tuo compitino, vai lì, dici la battuta così non basta così, la bella ti dicono faccia. Ciao, grazie, sì, l'hai fatto bene, ma noi non ci è stato veramente bello conoscere. Ci serve qualcosa di tuo, qualcosa che faccia vedere come sei tu, come faresti tu la parte. Che attore sei, non il compitino schematico a memoria, via, finisce lì. E poi comunque la cosa importante è affidarsi sempre a gente competente e professionale, anche se non ti promette Hollywood o il Festival di Cannes o Cinecittà, insomma. No, anche perché se ti promette Hollywood, la prima cosa che pensi è un parolaio, un banfone, no? Io ho conosciuto tu anche, tutti questi anni qua. Io ma che cosa fanno gli agenti? I finti registi, produttori, agenti, tutto e di più. Magari trovano qualcuno che ci crede. L'attrice, il pollo, che magari sborsa... 1000 euro, esatto. Ma che poi vabbè pollo perché giustamente non è neanche aggiornato, non è neanche aggiornato. Ma lo freghi una volta, poi non lo freghi più. Sbagliando si impara. Però una volta che affidatevi a gente competente. Bene, grazie. Allora, io aspetto le novità del vostro progetto. Noi ci siamo. Assolutamente. Quando c'è la presentazione, se sarai puoi, il primo a sapere. E torni qua così lanciamo la presentazione della sera, un po' come abbiamo fatto l'altra volta con Vittime Innocenti. Poi torniamo per i sicari. Per i ricari, siamo sempre qui. Poi quando siete Cristiano famosi... Tassinari ha un contratto con noi, ogni cosa che facciamo sono io che aspetto che diventate famosi. Avete un po' più di speranze di me. Grazie a te. Enzo Dino e Stefano Bianco, è stato un piacere. L'ombra dei guantoni, seguiteli perché ne vale davvero la pena, professionalità e talento. Grazie.